Siamo ufficialmente tornati con Escandalo per parlare, forse è meglio dire, in maniera positiva, senza cattiveria né arte né parte, di quello che è successo nel mese corrente. Ragazzi, sto mese non bastava la pandemia mondiale, un meteorite che sta passando vicino alla Terra che rischia di distruggerla completamente insieme al genere umano. No! Ci sono anche tanti altri casini che sono successi dei quali vi parlerò. Sparlerò. Ma la prima novità di questo scandalo non è solamente che sono da solo, è anche con il Burger King invece che col McDonald's. Vista la quarantena abbiamo dovuto tradire la tradizione. Abbiamo dovuto farlo, ok? Non è stata la colpa mia, non è stata la mia decisione. Però insomma, si adattiamo, meglio di niente. Mazza Maria, che qua. Ho preso le patatine fritte, che voglio dire, l'unica patata che mangio, e le onion rings, che non mangio da quasi tipo 2 anni, raga. E ho preso il Big King XXL, che non mi pare così grande, insomma, vabbè, però. E le salse, senza che spendevo altri centesimi, puse mie. Ma insomma, direi di iniziare subito con il primo scandalo, che è leggero o non leggero, riguardo a Dua Lipa. Dua Lipa, per chi non la conoscesse, non lo so, sicuramente non è gay e sicuramente vive in altro pianeta, perché cioè non è possibile, sì. Non so se lo sapete, ma Dua Lipa ha fatto un altro album che è uscito fuori il 27 di marzo. Il problema è che non doveva uscire il 27 marzo, ma doveva uscire il 3 aprile. Praticamente è stato creato il suo nuovo album che si chiama Future Nostalgia, e purtroppo è una cosa che succede agli artisti continuamente. Sostanzialmente vengono hackerati i loro album e vengono leakati, pubblicati online illegalmente. Quindi c'è già il circolo della loro musica, nonostante non siano stati loro a rilasciarla. Quindi cosa è successo? Praticamente Dua Lipa ha fatto proprio una live nella quale piangeva disperata, perché ovviamente deve essere una cosa orribile per un artista vivere una roba del genere, che ti rubano il lavoro e lo pubblicano prima di te, prima che tu ci finisca di mettere mano, eccetera eccetera. Quindi Dua Lipa con la sua casa discografica hanno pensato e hanno deciso di anticipare l'uscita dell'album, nel quale erano già usciti 3 singoli, che sono Don't Start Now, Break My Heart e Physical, che raga sono un pezzo meglio dell'altro. Capisco la frustrazione pure perché questo è il momento di Dua Lipa. Sta lanciando una hit dopo l'altra, non ne sta sbagliando una, le sta azzeccando tutte. Infatti non capisco neanche che bisogno c'è di fare una roba del genere una settimana prima dell'uscita delle canzoni. Cioè la gente sta veramente fuori dai capoccia, raga, faremo lì, sta veramente fuori. Infatti lei ha fatto proprio una live su Instagram in cui appunto piangeva come disperata e raccontava proprio la storia di quello che è successo e del fatto che sarà costretta a pubblicare prima l'album, che io sto amando. Io credo veramente che Dua Lipa sia il futuro della musica pop, raga, è incredibile, i video, le canzoni, lei, il suo stile, come performa live, veramente un ottimo artista secondo me. Ma comunque io direi di passare al prossimo, perché questo era il più tranquillo, il più scialbo, il più spoglio, quello che è successo sto mese. Andiamo avanti e parliamo di coppie che scoppiano, coppie che s'accoppiano, insomma, aso della surfa. E parliamo prima di tutti di Elisa, Maino e Diego, non mi ricordo il cognome, perdonatemi, Lazzari può essere? Cosa abbiamo lanciato? Vabbè, comunque è uscito fuori la cosa che si sono lasciati. Raga, su web è scoppiato un casino. Ovviamente Elisa Maino e sto Diego sono stati fidanzati per 4 mesi. E Elisa aveva fatto dei TikTok in cui faceva dei pop, in cui piangeva per una relazione finita, e tutti quanti dicevano: ma quindi vi siete lasciati? Ma quindi vi siete lasciati? E a un certo punto diciamo che sono stati costretti a dire che si erano lasciati effettivamente. Elisa è stata chiaramente quella che sembrava agli occhi di tutti quanti la più distrutta. Cioè lei era fisicamente provata, si vedeva proprio. Diego non lo posso dire perché lo seguo sicuramente molto di meno, ma diciamo che comunque avendo recuperato ho visto entrambi, perché hanno fatto proprio delle live su Instagram insieme, perché ovviamente si era vociferato anche, perché è sempre così, sì, almeno si deve vociferare sul fatto che uno dei due abbia tradito, perché di solito è una cosa scatenante nella coppia. E il rumor di questa cosa è nato per il semplice fatto che praticamente mentre c'era Lele che stava facendo una diretta, è uscita fuori la cosa che Diego si stesse baciando con Michelle Cavallaro. Michelle Cavallaro è sempre una del collegio. Diego ha poi smentito la voce dicendo che stava in live con Lele e nessun altro, perché semplicemente siamo in un momento in cui non si può uscire di casa, non si può avere contatti con nessun altro, quindi era impossibile comunque che fosse così la cosa. In più proprio Diego ha detto che se non
ci sono stati tradimenti, non ci sono state cose forti, ma semplicemente si sono lasciati perché avevano delle esigenze diverse, avevano bisogno di cose diverse. Semplicemente uno ha fatto aprire gli occhi all'altro. Abbiamo delotto tutti quanti, ovviamente sia stato Diego a far aprire gli occhi Elisa, perché Elisa è innamorata persa, c'ha i famosi prosciutti davanti all'occhi. Prosciutti, mortadelle, salumi di ogni tipo, pure i formaggi c'era davanti agli occhi, a quanto pare sta parola cristiana. Mi ha sconvolto abbastanza che abbiano addirittura fatto delle live insieme, ma sono un po' stati costretti perché sono stati accusati di aver finto tutto quanto per 4 mesi. Stanno facendo questa finta relazione o questa finta conclusione della relazione per i fan. Io onestamente non credo. Era il tipico caso in cui lei era innamorata, lui non lo era più, semplicemente. Quindi niente, sono un po' curioso io in primis di vedere come andrà la situazione. Anche perché, devo ammettere, erano super carini insieme. Guardavo un sacco di TikTok che facevano. E fra l'altro, se non mi seguite su TikTok, poracci, andate a qui perché sì, erano proprio super cute, devo ammetterlo. Ma, parlando di coppie che si lasciano, passiamo un po' avanti con quello di cui tutti quanti vogliamo parlare, sapere ed essere informati. Perché sì, è proprio così, Giulia De Lellis. E Andrea Iannone. Si sono accannati, lasciati, caput, period, fine. Bye, adios. E c'è tanto da dire, c'è tanto di cui parlare. C'è tanto di cui confermare, c'è tanto di cui cancellare. Praticamente la notizia della fine della relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis non è mai stata data, neanche adesso. Cioè non hanno, nessuno ha ufficializzato niente. Ci si è arrivati perché Giulia ha fatto diverse live. Giulia ha detto: ragazzi, sto facendo la 33 settimane da sola, penso che sia una cosa bella che chiara, vi faccio delle persone intelligenti, arrivate alle vostre conclusioni. E Andrea Iannone, delle domande che gli sono state fatte, ha detto cose tipo che ne so, Giulia è sparita, non so dove sia, magari starà scrivendo un altro libro. The Shade. Quindi insomma, in pratica se sono cannati e non lo sanno manco loro. Anche perché Giulia aveva ha sempre detto tipo che lui le ha insegnato come si ama davvero, cosa significa essere amati veramente, le ha insegnato l'amore. Poi boh, chissà, cioè nessuno sa adesso che cosa è successo. Da non dargli talmente tanta importanza, cioè prima l'hanno dovuto sapere tutti. Cioè addirittura scostruisce un libro sopra adesso, no, nessuno ha detto di sapere niente sulla vita privata, zia. Cioè a un certo punto per me si è un po' scelto vedrine, si è un po' beautiful. Cioè io devo sapere che cosa succede nella vita, altrimenti la mia vita non può andare avanti. Cioè la mia vita diventa insignificante, capito? Sicuramente perché la mia vita è insignificante. Insomma, va bene. Anche in questo periodo si vociferava che lei stesse riparlando con Damante, che al contempo Andrea Iannone si fosse fidanzato con Veronica Burchinelli, mi ricordo, che è quello di Uomini e Donne che stava col tipo figo di Temptation Island, che stava sul trono l'ultima volta con Uomini e Donne, si sono lasciati. E la gente ha detto che in realtà Andrea stesse con sta Veronica semplicemente per dei like che si sono scambiati o che lei ha messo a lui. E lei in primis ha confermato che non stanno insieme perché si è appena lasciata e perché lei, cioè i like o il fatto che lo segue come segue altri motociclisti, è semplicemente perché lei è appassionata alle moto. Ha sempre seguito la MotoGP, quindi come segue Iannone, che per lei è tipo un po' un idolo perché ama queste cose delle moto. Io ci riesco niente, cioè fai brum brum, per me la moto può essere una bicicletta. Però vabbè, pure l'altra storia. Appunto, segue lui, segue altri motociclisti della MotoGP. Ma arriviamo appunto alla parte bella, che è quella che riguarda Giulia. Si vociferava appunto che stesse parlando da tempo di un nuovo con Damante, allora che in realtà io ho visto anche una sua live nella quale praticamente le veniva chiesto di chiamare Damante perché era amante, già sì, amante, guardate, io non vorrei di niente, ma insomma come minimo adesso alla fine della storia è Giulia De Lellis che ha messo le corna a Andrea Iannone quando era Damante, dopo tutto. Perché raga, sfatiamo sta cosa che se te fidanzi di nuovo e lo fai con l'ex tuo non è che non è tradimento uguale, non è che solamente perché è il tuo ex allora non è tradimento. Insomma, se le corna stanno bene su tutti, Andrea Iannone dovrebbe fare a dedicare libro, ecco. Cioè si vedeva proprio che, cioè lei era cambiata nei confronti di Andrea, perché proprio ha detto sì, se volete lo chiamo, volete che lo chiamo, cioè tutta manta maliziosa così. La prima volta che esce bene la notizia, non solo era per le voci ma per anche i fan che seguono entrambi, che vedevano che erano nella stessa casa perché lei metteva dei video in cui si allenava e lui metteva delle foto con lo stesso sfondo, cioè nel senso non ci siamo tutti quanti in scena di idea. Minimo di rispetto per le nostre menti che un po' sanno fa ancora 2 più 2 uguale a 4. Anche se in realtà la prima conferma è uscito fuori da gabbia le parpiglia, che per chi non lo conoscesse è un giornalista e autore di programmi TV tipo Tiki Taka, Grande Fratello e quant'altro, ha fatto una live che io ho visto nella quale confermava proprio, ha detto sì sì,
Andrea, Damante e Julia Harris sono ufficialmente tornati insieme. Cosa succede? Dopodiché escono fuori delle foto su Key Magazine di loro due che vanno insieme a fare la spesa. Quindi ragazzi, è stato confermato che loro stanno passando insieme la quarantena. Io posso dire che stanno passando la quarantena insieme in una casa vacanze o in una casa di proprietà, non ve lo so, di in Sardegna. Mi caso scemi perché hanno predetto il futuro. Ha detto quantomeno se ne stiamo in Sardegna vicino al mare, che se poi se può uscire se ne andiamo a fanculo al mare, cioè capito? Mica so scemi. È vero, non si fanno foto insieme, non fanno video insieme e tutto quanto, però fanno delle storie e si sente la voce dell'uno e dell'altro in sottofondo nelle, cioè raga, abbiamo capito. La cosa adesso è discutibile perché uno, sicuramente stanno aspettando di vendere la notizia quando in realtà ormai non c'è manco più bisogno, a qualche ente televisivo per andare a fare un'intervista e guadagnarci anche i soldi. La cosa sconvolgente è, io credo un sacco nell'amore, credo anche nelle seconde possibilità, perché sono la prima persona che fa tante cavolate. In un tradimento non ho perdonato, non so se in futuro potrei esserne capace, non lo so. Però dopo tutto quello che Giulia ha detto, dopo più che altro dopo i messaggi che lei ha lanciato alle future generazioni, alle ragazze, alle persone in generale, il fatto che tutto Nicola Andrea, dopo determinate frasi che ha detto, dopo determinati messaggi che ha mandato, vedrebbe spontaneo dire alle ragazze, alle persone alle quali ha consigliato determinate cose: ok raga, quindi non ascoltate i consigli di Giulia. Da una parte penso anche che in realtà, non so perché, io non li conosco personalmente, ma sento in realtà che loro sono tipo fatti per stare insieme. Non so perché ho questa impressione, eh. Io non li ho mai shippati, non ho mai pensato che belli, non li ho mai amati come coppia, però ho sempre avuto questa sensazione. Mi sento semplicemente allibito e confuso. Cioè, mi sento decisamente confuso perché non... Cioè, vi invito a riflettere sulle interviste, anche andare per rivedere, per capire un po' quanto possono cambiare le cose e in base a che cosa sono cambiate io non l'ho capito. E mi dispiace anche dirlo perché non sono nessuno, ma a questo punto, cioè, è assurdo, quasi fosse manco un'amica mia. Visto quanto è stata resa pubblica tutta quanta questa situazione, io sento il bisogno di sapere i ragionamenti di uno e dell'altro perché sono tornato insieme. Cioè, dovete delle spiegazioni all'Italia, ragazzi, dovete delle spiegazioni. Raga, questo è uno scandalo dedicato a poche cose, ma abbastanza lunghe, abbastanza intense, abbastanza importanti. Ma andiamo avanti con il prossimo scandalo, che riguarda invece un ritorno. E stiamo parlando di Greta Menchi, perché Greta Menchi è tornata su YouTube. Adesso è un discorso che devo decisamente prendere con le pinze, perché chi mi segue da un po' sa che nel periodo più buio di Greta Menchi, quando è successo tutto il panico con Zoda, fece un scandalo parlando anche di questa cosa e uscirono fuori determinate cose e io ebbi in prima persona l'opportunità di conoscere Greta dal vivo e parlarne dal vivo. Ci siamo confrontati, abbiamo chiarito questa situazione, c'è stata una situazione di inimicizia, possiamo dire, posso capire. E io ho visto tutto quanto il video che lei ha fatto di ritorno. Innanzitutto penso ancora che Greta sia una delle youtuber con più talento di tutti, perché non so, ha un tipo di magnetismo che ti tiene legato allo schermo fino a che non finisce il video. È una cosa che io ho sempre rispettato di lei, è una delle poche che io ho sempre seguito dall'inizio in cui io ho aperto YouTube. Adesso, discutibile il percorso che lei abbia fatto, penso semplicemente che le persone crescono, maturano, cambiano i propri sogni, cambiano i propri desideri e semplicemente agli occhi degli altri diventano diverse. Greta ha fatto un video nel quale spiegava il perché ha lasciato YouTube per un periodo, ha risposto a delle domande alle quali secondo me non c'era bisogno di rispondesse, perché erano di pura curiosità di persone che l'hanno attaccata per essere cambiata, per aver cambiato parti del suo corpo, perché fatta non ti sei fatta il naso, ha spiegato che si è sistemata la gobbetta che aveva al naso, che per una volta, cioè la prima volta che ha sistemato questa gobbetta, sono state fatte anche delle iniezioni di acido ialuronico che poi si è fatta rimuovere, ha anche lanciato il messaggio di andare dalla persona giusta se bisogna voler modificare il proprio corpo. Questa è una cosa ovvia, per carità. Mi è piaciuto il fatto che lei sia tornata, e sia tornata secondo me come è sempre. Cioè, io non ho visto nel suo... non ho visto la youtuber di sempre. È cambiata ed è cresciuta più che altro, come dicevo prima. Quindi senza artene parte, riguardo semplicemente, ragazzi, secondo me dovete cercare tutti quanti, dobbiamo cercare tutti quanti di essere il meno superficiali possibile e non giudicare da quello che vediamo, perché davanti a quello che vediamo dietro c'è un mondo del quale non sappiamo. Quindi comunque, aperta e chiusa parentesi, Greta Menchi, bentornata zia. Passiamo invece a un scandalo, raga, enorme in tutto il mondo, perché stiamo parlando della famiglia delle Kardashians. Ma zuccheri, cazzo. Per chi non conoscesse, le sorelle Kardashian sono delle sorelle che hanno uno show riguardo la loro vera vita, che si chiama Keeping Up with the Kardashians, che va in onda dal 2007, mi sembra. Per dubbio il reality show più funzionante e più di successo nella storia dei reality TV.
TB. Ultimamente è successo che una delle sorelle Kardashian ha deciso di abbandonare ufficialmente il programma, la televisione, e messa in onda della propria vita privata davanti a tutti. L'unica che io non ho mai sopportato, l'ho sempre detestata, ha un atteggiamento veramente... Non mi è mai, proprio mai piaciuta a livello empatico, è proprio... She a bitch. Period. Ma ora vi spiego che cosa è successo e perché ha preso questa decisione. Praticamente Kourtney ha detto che negli ultimi 2 anni si sente come se fosse stata vittima di bullismo da parte delle sorelle Kim e Khloe Kardashian. Infatti in realtà in una delle ultime stagioni c'è stata una lotta, penso nell'ultima stagione esatto, c'è stata una lotta proprio che si sono prese a pizzettoni Kim e Kourtney Kardashian, ma più regà pesanti, e si percepiva proprio che c'è un'area di qualcosa che non va tra di loro, ed è per questo che lei ha deciso di non voler più continuare. Si sente molto tipo che se lei non fa quello che fanno loro, lei non è quello che sono loro, non è accettata, non va bene, e quindi tac, zaccagnate. Kim ovviamente si è infuriata perché le ha detto: sì, vabbè, se ragionassimo tutti come ragioni te non ci sarebbe nessuno spettacolo da portare avanti. Anche io ho cose più importanti, perché praticamente quello che dice Kourtney è che voglio occuparmi della mia famiglia, voglio stare con la mia famiglia, con i miei figli, non voglio fare altro, non voglio sbandierare la mia vita e i miei problemi al mondo. Quello che dice Kourtney è proprio che lei vuole lasciare lo show, vuole lasciare qualsiasi cosa proprio per vivere con la sua famiglia e concentrarsi su quello. Kim ha detto in un'intervista che lei spera semplicemente prenda una scelta, perché deve fare una scelta se esserci o meno, e che tenga la scelta che prende per buona e che sia la scelta più giusta per lei, perché deve essere giustamente felice. Quindi scioccante per chiunque il fatto che una Kardashian voglia lasciare, ma sono contento che sia lei, perché secondo me senza di lei sarebbe tutto molto migliore. E lei è sempre stata un po' anche il fattore scatenante di molte discussioni interessanti. Quindi sicuramente mancherà un po' di quello spice, di quel... a livello di shadiness, capito? È tutto guadagnato che se ne vada, secondo me. Poi, non lo so, fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Perché, raga, questo scandalo giunge al termine. Poco di cui parlare, ma per tanto, perché erano delle cose belle ricche, diciamo così. Quindi niente, se voi avete altri scandalo che avete visto in giro, diamoci tutti quanti giorni insieme, commentate qui sotto e fatemeli sapere. Fatemi sapere anche che cosa pensate voi delle cose che vi ho raccontato. Se la pensate come me, se non la pensate come me, se sapete cose in più, sono qui per voi, sono un libro aperto. Quindi niente, vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e niente, ciao!